di Vivi, il governo convoca a Roma le associazioni dei risparmiatori per i decreti attuativi del fondo di ristoro. Autonomia, si avvicina alla scadenza del 15 febbraio, vicentini e ottimisti. FAS, la regione Veneto chiede a Miteni più di 4 milioni e 800 mila euro. Sicurezza alla stazione SVT, tornano i Rangers contro il degrado e la droga. Segnalazione a Rete Veneta, video denuncia sulla presenza di parcheggiatori abusivi all'ospedale. 'Ndrangheta, blitz dei carabinieri da Crotone a Lonigo, nel vicentino un arresto e due perquisizioni. TG Vicenza, TV, una buona serata, lo avete sentito dai titoli, in apertura ci occupiamo del crack BPV, ci occupiamo più che altro del fatto che il governo abbia convocato a Roma oggi tutte le associazioni che si occupano dei risparmiatori. Chissà che sia la volta buona, e lo spera anche Patrizio Miatello dell'associazione Zerino Terzo da Onara, che ci ha inviato un video messaggio. Cari amici di Rete Veneta, oggi ci è arrivata la convocazione da parte del governo che giovedì 14 tutte le associazioni della cabina di regia sono convocate. Speriamo sia la volta buona, che giovedì siano pronti i decreti attuativi, che venga rispettata l'immediatezza di attuazione del fondo. In quanto siamo in piena emergenza sociale, naturalmente noi siamo fiduciosi, ma nel caso non venisse attuato il fondo, siamo pronti per scendere in piazza. E un'altra questione calda è quella dell'autonomia del Veneto. I cittadini vicentini pare siano ottimisti sulla questione. L'orologio veneto scandisce il tempo dell'autonomia. Il 15 febbraio, data ultima, sperano i veneti, per l'incontro dove dovrebbero essere definiti i solchi entro i quali la nostra regione potrà decidere e gestire in proprio 23 materie, è ormai alle porte. La roadmap è tracciata, l'ha detto anche lo stesso vice premier Luigi Di Maio sabato scorso a Vicenza. Stiamo lavorando col cronoprogramma corretto. È stato un voto popolare. Ho votato un referendum e io sostengo quel referendum. Referendum dove il vicentino ha espresso la percentuale più elevata di favorevoli. Dunque si va avanti, ma all'orizzonte si addensano nuovi nuvoloni che preannunciano fulmini e tempesta. Dopo il ministro delle infrastrutture grillino Toninelli, che mette l'autauto alla gestione in casa veneta di strade e linee ferroviarie, a puntare i piedi sono le regioni del sud, che temono un venir meno di risorse. Il premier Conte getta acqua sul fuoco della fonda sud e parla di un'autonomia ragionevole e razionale. Autonomia sì, ma senza giudicare il quadro complessivo dello Stato. Le antenne venete si rizzano, non è che si vuole annacquare il tutto? Il ministro per i rapporti con le regioni, la vicentina Erika Stefani, rassicura sulle intenzioni. Io ho caldeggiato particolarmente che siano accolte in modo sostanziale. Quella che deve essere un'autonomia deve essere un'autonomia sicuramente vera, e la domanda soprattutto del Veneto sulle 23 materie, le 23 materie ci sono tutte, questo è indubbio. Fiducia che sembrano condividere anche i vicentini. Otterremo l'autonomia e ci metteremo alla pari con Trentino o Friuli e faremo quello che qualcuno, come ero io, sono stato io, sognava il Triveneto, la grande regione. Il Veneto è una regione trainante, per cui non vedo perché appunto non possiamo essere in piena autonomia. Ci sono quelli che hanno gli interessi da una parte e quelli da un'altra, in effetti, almeno insomma. Secondo lei ce la faremo? Penso di sì. È ottimista? Sì, sono ottimista. In un periodo veramente complicato, di spinte e controspinte, quindi non sono estremamente ottimista. Inquinamento da PFAS, fallimento Miteni, la regione chiede quasi 5 milioni di euro. Trissino, la regione si insinua nel fallimento della Miteni, depositato alla sezione fallimentare del Tribunale di Vicenza, l'atto con il quale chiede di essere ammessa al passivo del fallimento per un totale di oltre 4,8 milioni per una serie di spese sostenute a seguito dell'inquinamento da FAS. Spese relative all'esecuzione di indagini ambientali per interventi strutturali in opere idrogeologiche e per omesso versamento di canone demaniale. Una prima richiesta, precisa l'avvocatura della regione, per alcune voci di pronta liquidità.
pubblicità, alla quale ne seguirà una seconda con la quantificazione di tutta una serie di altri crediti ancora in fase di contabilizzazione in riferimento a interventi strutturali in opere idrogeologiche come le infrastrutture di potabilizzazione nella centrale acquedottistica di Lonigo, al potenziamento dei filtri delle acque potabili nell'area contaminata. Obiettivo dunque sicurezza ambientale e obiettivo sicurezza per chi usa i mezzi pubblici con l'arrivo dei Rangers alla stazione delle Corriere. Risanare i luoghi degradati dal mondo della droga riportando legalità è l'imperativo dell'amministrazione comunale di Vicenza, a partire dai luoghi più frequentati dai cittadini che continuano a segnalare i punti nevralgici di incontro tra consumatori e spacciatori. Un intervento particolarmente significativo c'era stato annunciato dallo stesso sindaco. La stazione delle Corriere, dove c'erano anche lì fenomeni di spaccio e di degrado, stiamo intervenendo attraverso sorveglianza, videosorveglianza, sorveglianza armata e riqualificazione anche di locali. Detto, fatto. Noi siamo andati a vedere, partendo dalla sala d'attesa, dove saranno ammessi solo gli utenti. Sono scattati i controlli supportati dai Rangers, che sono tornati a presidiare la stazione. Posso vedere il suo biglietto, signora? Perfetto, sì, sì, va benissimo. Ok, ti ringrazio. Perfetto. Sì, sì, va bene. A breve saranno installati nuovi tornelli a filtrare le presenze. Non sarà più tollerato alcun bivacco o la permanenza di presenze ostili o sospette ad importunare i pendolari. Il cambiamento è già stato subito evidente e decisamente apprezzato. Molto contenta, sì, perché si assicura un poco sicurezza. È una soluzione che meno si presta alle ultime situazioni che si possono ben trovare nei luoghi pubblici. Con la presenza di persone con questa zona non così positive, diciamo, comunque sicuramente sì, adesso la presenza di una persona di sorveglianza era quello che si cercava di chiedere, quindi anche i clienti, perché sentivo l'elementare delle persone sicuramente. A consolidare questo cambio di rotta, nei prossimi mesi sono programmati altre importanti riqualificazioni: il rifacimento dei bagni, che saranno poi stabilmente presidiati, un nuovo impianto di videosorveglianza integrato alla centrale di polizia, la rimozione degli apparati telefonici fissi diventati ricettacolo delle dosi. Noi di Rete Veneta monitoreremo puntualmente queste trasformazioni a tutela dei viaggiatori accolti in città. Parcheggiatori abusivi all'ospedale San Bortolo. La segnalazione arriva da un nostro telespettatore che ha inviato un video a Rete Veneta. Parcheggiatori abusivi, una piaga difficile da debellare. Ecco un nuovo video che un telespettatore ha inviato a Rete Veneta e che mostra un migrante tra le auto del parcheggio dell'ospedale San Bortolo, luogo ormai tristemente noto per l'assidua presenza proprio dei cosiddetti parcheggiatori abusivi. Come vedete dalle immagini che ci ha mandato il nostro telespettatore, documentate col cellulare, l'immigrato sosta insistentemente dietro all'auto in attesa che il conducente esca, incurante degli altri cittadini, si allontana solo quando gli viene lasciata, si intuisce il gesto, la monetina da parte dell'autista. Ringraziamo il telespettatore per il video che ha mandato la redazione di Rete Veneta e ricordiamo ai nostri telespettatori che se avete immagini, video che raccontino o mostrino situazioni di degrado o cose che non vanno, le potete inviare via mail a vicenza@reteveneta.it o via WhatsApp al 351 17 51 866, oppure diventare amici di Rete Veneta e seguirci attraverso la pagina Facebook, appunto, gli amici di Rete Veneta Vicenza. Continuate dunque a segnalarci quello che non va davanti casa vostra. Avete un problema davanti casa, ditelo al vostro sindaco, inviate una mail o un sms ai numeri che ormai e agli indirizzi che ben conoscete e noi cercheremo di risolvere la questione. Come abbiamo portato tra l'altro al sindaco anche le segnalazioni di degrado che ci avevano inviato alcuni residenti in una zona specifica di Vicenza e mentre noi eravamo dal sindaco ne sono arrivate altre, sentite. La faccia brutta di Campo Marzo. Anche oggi noi di Rete Veneta torniamo come promesso a puntare i fari sugli angoli bui del parco di Vicenza e lo facciamo partendo dal messaggio ricevuto da un nostro telespettatore. Io volevo segnalare che l'altro giorno ho avuto l'occasione di entrare in un parcheggio a Verona, tutto moderno lì, tutto perfetto, pagamento telepass, ma quello che ho trovato meraviglioso sono stati gli ascensori, erano pulitissimi.
Insomma, ormai non ci si stupisce più quando le cose non funzionano. Al giorno d'oggi la più grande sorpresa è quando tutto è efficiente. Così anche il nostro amico di ritorno da Verona era meravigliato e ha concluso la sua segnalazione con una domanda. Avete avuto l'occasione di vedere gli ascensori del parking di Via Verdi a Vicenza? A mio avviso non sono sporchi, sono lerci. Bene, questa è la voce del nostro telespettatore che giustamente mette in evidenza quanto sia importante la pulizia di un parcheggio, che è il primo biglietto da visita della città per i turisti che posteggiano in centro. Ma quel che è peggio è sicuramente ciò che si trova davanti al Parc Verdi. Guardate, queste foto mostrano un gruppo di stranieri che passa la giornata sul lato di Piazzale Bologna. Attenzione, ne manca uno. Eccolo qui, si è staccato dal gruppo per fare i suoi bisogni in pieno giorno su queste piante. Per non parlare delle siringhe buttate pericolosamente per terra qualche centinaio di metri più in là, dietro a Piazza Esedra, come abbiamo documentato nei giorni scorsi. I residenti sono esasperati e noi, fedeli alla nostra missione, abbiamo portato la loro voce al sindaco e all'assessore competente, invitandoli a monitorare quella zona dove servono più controlli e una maggiore pulizia. Sì, sarà fatto e quindi anche noi provvederemo quanto sin da subito appunto a segnalare questo per un maggiore controllo di quell'area. Ma su Campomarzo naturalmente ci sono delle operazioni di pulizia, soprattutto da parte di AIM, che sta pianificando una serie di interventi, e dopodiché sul retro naturalmente forse ci vuole un potenziamento anche dell'illuminazione pubblica. Tornerà il presidio di polizia locale in Piazza Esedra, che girerà tutto il territorio con l'aiuto anche di carabinieri, esercito e le forze di polizia di Stato, e niente, dopodiché ci saranno naturalmente anche dei controlli e un'attività di natura sociale attraverso operatori di strada, proprio per andare incontro alle persone in disagio, di tossicodipendenza. Bene, ringraziamo sindaco e assessore e noi continueremo a raccontare Campomarzo con le vostre foto, i vostri video, con i vostri occhi e la vostra voce. Siamo alla cronaca, i tentacoli dell''ndrangheta anche in Veneto, blitz dei carabinieri, perquisizioni e un arresto anche a Lonigo. Da Crotone a Lonigo i tentacoli dell''ndrangheta si sono allungati, mettendo radici anche nel Vicentino, disarticolata dalla Procura Distrettuale Antimafia, una vera e propria organizzazione che si era infiltrata nel tessuto economico e sociale del Veneto. 5 le persone arrestate, 2 quelle domiciliari, 20 le perquisizioni effettuate dai carabinieri del ROS con i comandi provinciali dei carabinieri. A finire in manette i componenti della famiglia Multari, legata, secondo quanto accertato dalla Procura Antimafia, alla cosca di Nicolino Grandi Aracri. A Lonigo le manette si sono strette attorno ai polsi di Carmine Multari, fratello di Domenico, anche lui in manette. Sempre a Lonigo sono state effettuate anche 2 perquisizioni a carico di 2 studi professionisti. Estorsione, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, trasferimento fraudolento di valori, resistenza pubblico ufficiale, incendio, minaccia, tentata frode processuale, i reati contestati. Il meccanismo per infiltrarsi era consolidato, la porta d'ingresso sul tessuto economico. Si presentano come imprenditori e quindi trattano a pari con altri imprenditori locali. Una volta entrati nel sistema del soggetto con cui sono venuti a contatto, lentamente da amici e da imprenditori che hanno investito diventano estorsori. Per poi arrivare al controllo sociale, presentandosi come coloro in grado di risolvere i problemi. Si presentano come coloro che a fronte di problemi sono in grado di intervenire direttamente fuori dalle vie legali. Ha riabbracciato il marito, la donna che lo scorso 20 gennaio ha ucciso la sua bambina di appena 4 giorni. Questa e altre notizie dal resto del territorio. Riabbraccia il marito e i parenti, la mamma accusata di aver ucciso la figlia neonata di 4 giorni. Anche i genitori della donna l'hanno incontrata nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Bortolo, dove si trova in custodia cautelare con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Tra 10 giorni, il 22 febbraio, comincerà la perizia psichiatrica per stabilire se il 20 gennaio nella sua casa di Bolzano Vicentino la donna fosse in grado di intendere e di volere.
L'Onigo, maxi controllo antispaccio delle forze dell'ordine in diverse zone del comune, oltre 700 veicoli controllati, 30 le persone identificate, 11 delle quali con precedenti di polizia. Di questi, due cittadini di origine marocchina di 32 e 31 anni dediti alla commissione di reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, sono stati accompagnati, il primo al centro per il rimpatrio di Torino, il secondo è stato invece accompagnato dai poliziotti della questura di Vicenza all'aeroporto di Bologna, dove è stato imbarcato su un aereo diretto in Marocco. Il nonno ha 88 anni e vive in casa di riposo, ma avrebbe un ricco conto corrente con 400.000 euro spariti. Lo ha scoperto l'amministratrice di sostegno che segue il pensionato. Ora la procura sta chiudendo le indagini sul nipote, un vicentino di 38 anni accusato di circonvenzione di incapace e di appropriazione indebita. Ieri avevamo dato la notizia del terremoto nel comune di Noventa Vicentina, dove il sindaco ha letteralmente defenestrato il suo vice, ed è proprio il vice che si sfoga sui social. C'eravamo tanto amati, ma dopo due mandati anche l'amore politico più fedele può scricchiolare. A dire il vero, a Noventa Vicentina questo amore tra sindaco Marcello Spigoloni e il vice sindaco Mattia Veronese era da un paio d'anni che si era appannato. Divergenze di vedute sulla gestione dell'amministrazione sempre rientrate, ma che sono esplose con tutto il loro carico di polemiche a 4 mesi dalle elezioni. In 448 il primo cittadino ha tolto le deleghe e incarico a quello che fino al giorno prima era il suo delfino, rigettandolo sugli scranni del Consiglio Comunale. Lui a sua volta confida la sua amarezza dalle pagine dei social e posta su Facebook una lettera dove dà la sua versione dei fatti. Il sottoscritto, si legge, sta prendendo in considerazione di allargare la visione politica noventana ad una lista civica che prevede necessariamente un rinnovamento. Tradotto, mi sto candidando a primo cittadino con una lista civica dove il sindaco uscente, già al suo secondo mandato, non è previsto. Il posto per lui in lista magari ci sarebbe anche stato, ma non più, diciamo così, di primo piano. Una scelta e decisione che non è piaciuta a Spigolon, che probabilmente si è sentito di aver covato una sarpa in seno dopo aver dato fiducia e potere alla giovane promessa, che adesso invece ha deciso di camminare con le proprie gambe. La mia visione politica, continua Veronese da Facebook, già lanciato in campagna elettorale, per Noventa prevede che ogni amministratore debba essere sempre vicino al cittadino, punto di riferimento per i singoli, per le famiglie e il mondo associativo. Intanto in comune il sindaco Spigolone ridistribuisce quelle che erano le deleghe di Veronese tra i restanti membri della giunta. E prima dei saluti diamo uno sguardo agli ospiti di Focus in onda alle 21.15 con il nostro direttore Federico Caner, Valente Chieregato, Gennaro Marotta, Francesco Pontelli, Debola Varaschin e Alberto Villanova. Questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, a tutti voi una buona serata, arrivederci. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it. Le previsioni per domani: cielo sereno o a tratti poco nuvoloso per qualche nube medio-alta in transito, precipitazioni assenti, temperature minime del mattino senza variazioni di rilievo o in locali lieve diminuzione in pianura e nelle valli, massime stazionarie o in lieve calo in pianura, in aumento in quota. Dalla sera aumento dell'inversione termica in pianura e nelle valli. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it